Pino conduce un'esistenza molto fredda, è normale per l'era glaciale. Pino è un dodo molto scaltro intelligente, ha intuito che qualcosa accadrà e cerca di convincere tutti i suoi amici dell'imminente estinzione. Ma quelli non lo cagano di striscio, pensano solo al panettone. Infatti è Natale, pensano tutti al cenone, non pensano a null'altro che non sia vino zampone. Diglielo tu ai dodo che il Redentore non è ancora nato. In realtà i dodo un orologio ce l'hanno pure, uno però ce l'hanno. Ma è avanti di 2000 milioni di anni. Pino si incammina dunque per una lunga avventura, alla ricerca di prove che lo aiutino a convincere amici e parenti della fine incombente. Giunge un giorno al cospetto dell'oracolo di Bari che gli dice: la frittottina che mi hai portato in sacrificio mi è molto gradita, per questo ti rivelo che la tua specie è in serio pericolo. Bella. Ora, visto che veniva da Mauritius, a piedi, il dodo si fece scrivere una profezia sul foglietto, se la fece firmare dal potente oracolo, se la mise nella borsetta e ripartì alla volta di casa. Peccato che se i treni arrivano in ritardo adesso, figuriamoci nel Mesozoico, che poi diciamo tanto al re in Italia ma anche alla sud-est, non è che sia poi sta gran cosa... E intanto i dodo che non erano morti per indigestione di panettone con lo zabaglione erano andati in cerca di Pino, senza però trovarne traccia, perché Pino era scaltro e non lascia mica tracce, e non lasciava tracce. Ma che storia del piffero, non si capisce se è più inutile o drammatica, manco inventando una storia a caso su un furetto se ne potrebbe trarre così poco. Poi i dodo si sono estinti nel 1662 per via della distruzione portata al loro habitat dal colonialismo umano. E boh, cioè poi diamo delle bestie agli animali.